In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 8, dicembre, data sconosciuta, 1907. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono trovata col pensiero quando il benedetto Gesù incontrò la benedetta sua madre sulla via del Calvario, e mentre compativo l'uno e l'altra, il dolce Gesù mi ha detto: Figlia mia madre uscì nel giorno della mia passione solo per poter incontrare e sollevare il suo figlio. Così l'anima veramente amante, in tutto il suo operare, la sua intenzione è quella sola di incontrare il suo amato diletto e di sollevarlo dal peso della sua croce. E siccome la vita umana è una continua attitudine d'azioni, sia esterne che interne, l'anima non fa altro che continui incontri col suo amato. E lo incontrerà solamente? No, no, lo saluterà, lo abbraccerà. Se lo bacia, lo consola, lo ama, fosse pure una parolina detta alla sfuggita, lui resterà pago e contento. E contenendo l'azione è sempre un sacrificio. Se l'azione servirà per incontrare il sacrificio che c'è dentro l'azione, servirà per sollevarmi dal peso della mia croce. Quale sarà la felicità di quest'animo che nel suo operare sta in continuo contatto con me? Come il mio amore crescerà sempre di più
in ogni incontro di più che farà mediante il suo operare con me? Ma quanti pochi se ne servono per trovare la via brevissima nella loro azione per venire a me e stringersi e sollevarmi da tante afflizioni che mi danno le creature. Capitolo 21, 23 gennaio 1908. Essendo venuto Monsignore, mi ha detto che in queste venute di nostro Signore io non meritavo niente, che solo meritavo quando praticavo le virtù. Ed insieme che pregassi per certi suoi bisogni, onde nel corso del giorno sono restata impensierita di ciò che avevo sentito. Per sgridarmi dicevo tra me: adorabile mio bene, tu sai che non ci ho badato mai ai meriti, ma solo ad amarti. Mi pare che mi vogliono fare serva nella tua casa se badassi ad acquisti. No, non servo voglio essere, ma figlia. Anzi, tu il mio amato ed io la tua. Ma con tutto ciò il pensiero ritornava spesso spesso. Ora, trovandomi nel solito mio stato, il mio benedetto Gesù è venuto e mi ha detto: figlia mia, Monsignore non ti ha detto la verità, perché quando vado ad un'anima non ci vado mai inutilmente, ma sempre le porto qualche utile. Ora le parlo delle virtù, ora la correggo, ora le comunico la mia bellezza in modo che tutte le altre cose le compariscono brutte e tante altre cose. Ed ancorché non dicessi niente, è certo che l'amore si svolge di più nell'anima e quanto più mi ama, più io vengo a riamarla. Ed i meriti dell'amore sono tanto grandi, nobili e divini, che paragonati agli altri meriti, si potrebbe dire quelli di piombo e questi di oro puro. E poi è venuto lui, è certo che non è venuto come statua. Ha cercato di dire qualche parola e di farti qualche utile, eppure come creatura. Ed io, che sono creatore, farò delle cose inutili? In questo mi sono ricordato dei bisogni che mi ha detto Monsignore, pregavo nostro Signore che lo esaudisse. In questo mentre mi pareva di vederlo con una veste color argentino e dalla testa scendeva un velo nero che copriva parte degli occhi. E questo velo pareva che gli comunicava, che si comunicava ad un'altra persona che gli stava di dietro. Io non capivo niente di ciò. Ed il benedetto Gesù mi ha detto: la veste color argentino che gli vedi è la sua purità nell'operare, e il vero nero è che vi mescola dell'umano, e questo umano che vi mescola è come velo, che coprendogli la luce della verità che gli risplende nella mente, lo fa agire qualche volta con timore, oppure per contentare qualche altro, e non secondo la verità, che la mia grazia gli fa risplendere nella sua mente. Ed io: Signore, esauditelo in quello che mi ha detto, che è cosa che riguarda tanto la vostra gloria. E lui: il temporeggiare in un'anima irresoluta da tempo e luogo ai nemici di muovere battaglia, mentre non dando tempo e mostrandosi risoluto ed irremovibile si chiudono le porte ai nemici e si ha il bene di non esporsi neppure alla zuffa. Quindi, se vuole giungere presto al fine, questi sono i mezzi, ed io sarò con lui e vi riuscirà vittorioso. E dopo, quegli stessi che gli sono più contrari gli saranno più favorevoli e lo ammireranno di più, vedendolo di aver disfatto le loro vedute umane. Capitolo 22, 6 febbraio 1908. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, per conoscere se l'anima sta in grazia mia, il segno è che, comunicandosi la mia grazia, l'anima si trova pronta ad eseguire ciò che la grazia vuole, in modo che la grazia che ci stava prima nell'interno e quella che si comunica dopo si danno la mano a vicenda ed unita con la volontà dell'anima si mettono in attitudine di operare. Se poi l'anima non si trova pronta, c'è molto da dubitare. La grazia è simbolo della corrente elettrica che accende solo quelle cose dove sono stati fatti i preparativi per ricevere la corrente elettrica. Ma dove questi preparativi non ci sono, oppure si è spezzato qualche filo consumato, ad onte che c'è la corrente, la luce non può comunicarsi ed è scomparso. Bene.
si parla ancora di amore a Gesù, di cose molto importanti che riguardano gli effetti della sua presenza e del sapore in un'anima e della sua presenza e del suo amore in un'anima, e un'importantissima indicazione ascetica che riguarda appunto quello che Luisa chiedeva circa questo Monsignore, e poi, cosa che Gesù fa spesso, un criterio di discernimento anche per poter fare sempre dei buoni test alla nostra anima per comprendere se stiamo camminando per la strada buona oppure no. Andando con ordine, l'occasione della prima meditazione dal fatto che Luisa stava nel solito stato col pensiero bellissimo all'incontro tra Gesù e la sua Santa Madre sulla via del Calvario. Bello anche quello che stava facendo mentre compativo l'uno e l'altra. Esercizi questi, ecco, non ci stancheremo mai abbastanza, insomma, di ricordarlo, è assolutamente santificante per l'anima. E compatire le sofferenze di Gesù e di Maria. Compatirle veramente con il cuore, eh? C'è il bellissimo canto dello Stabat Mater dove si chiede alla Madonna di farla piangere con lei e di condolersi con il crocifisso, proprio testualmente la traduzione di un passaggio, no? Ora, Gesù trae occasione da questo per spiegare il comportamento della Madonna. Cosa ci stava a fare la Madonna per quanto riguarda le sue intenzioni fuse con la Divina Volontà, che poi, come sempre, ha sublimato e dilatato l'ambito delle intenzioni prossime, diciamo così, immediate della Madonna. La Madonna è uscita semplicemente perché voleva sollevare Gesù. Le fonti che abbiamo a nostra disposizione ci narrano che lei ha fatto il possibile per quanto poteva per dare a Gesù il conforto della sua presenza. Gesù era abbandonato, tradito, in mezzo a una banda di belve feroci, senza quasi nessuno che gli volesse bene, salvo Maria Maddalena e San Giovanni, insomma, oltre alla Madonna e forse qualche altro amico, ma la stragrande maggioranza delle persone erano cariche di odio verso Gesù, ma odio terribile, inumano, feroce. E per la Madonna il fine era: io devo consolarlo, deve vedere che c'è vicino colei che lo ama per tutti, colei che lo ama più di tutti, colei che ripara per tutti, colei che lo consolerà anche in questo momento di strazio e di angoscia. Lui deve sapere che la mamma è vicino, che la mamma non l'abbandona. E questo chiaramente a costo di tutto quanto il dolore atroce che la Madonna per questo ha affrontato. Ecco, perché, insomma, non soltanto quello derivante, se ci pensiamo poco, dalla vista delle sofferenze inumane, ecco, sulla santissima umanità del figlio, ma anche questo ci dobbiamo pensare. Immaginiamo che cosa avranno detto a lei, se al figlio gli hanno detto tutti quanti gli insulti, cioè riconoscendola per madre di Gesù, possiamo soltanto, o forse neanche possiamo, immaginare che il repertorio di insulti, di volgarità, di bestemmie che hanno rivolto sicuramente anche a lei, senza nessuna pietà, neanche per il cuore di una madre che vede straziato in quel modo il figlio, no? Questo dovrebbe riempirci, insomma, di sentimenti di infinita, ecco, gratitudine, oltre che di compassione nei confronti di Maria Santissima. Certo, poi, su queste intenzioni materne e piene di amore, perché Gesù non era soltanto il suo figlio, ma era anche il suo Signore, quindi piene di amore di Dio, quindi animate ovviamente anche dalla carità, la Divina Volontà ci ha innestato la perla, il diamante della presenza di Maria al Calvario, appunto come nuova Eva, insieme con il nuovo Adamo, stava cooperando, certamente in funzione dipendente e subordinata, ma reale, alla nostra redenzione.
E Gesù fa tutto questo, fa questa introduzione, che poi stiamo per comprendere come un'anima veramente amante, possiamo tranquillamente parafrasare questa frase con un'anima che vive sul serio la divina volontà, in tutto il suo operare l'unica sua intenzione è quella di incontrare il suo amato diletto e sollevarlo dal peso della sua croce. In tutto il suo operare. Pensiamo al cumulo di azioni che noi ogni giorno poniamo in essere, sia esterne che interne, dice Gesù, e pensiamo se noi avessimo questa attitudine costante in ogni cosa che facciamo, semplicemente di sollevare Gesù dal peso della croce, incontrandolo, salutandolo, abbracciandolo. Gesù dice: se lo bacia, lo consola, lo ama, fosse pure una parolina detta alla sfuggita, lui resterà pago e contento. Ecco il senso di quel vivere costantemente la sua presenza, in un istante, in un attimo, rivolgere un pensiero, un atto d'amore, un'offerta, no? Quindi queste sono cose che già fanno parte, tra l'altro, dell'ascetica, chiamiamola tradizionale, quindi l'esercizio della presenza di Dio, l'offerta delle azioni, le giaculatorie, queste sono cose note nella spiritualità cattolica, ovviamente note per tutti coloro che vogliono fare un cammino di santità, ecco, non certamente per chi a questo non è interessato, che non trae certamente, insomma, utilità da queste cose, perché appunto non è interessato e quindi non gli sembreranno anche un pochino particolari, un pochino astruse, no? Gesù spiega: la felicità è alimentata da questo operare in continuo contatto con lui e attenzione, il mio amore crescerà sempre di più in ogni incontro di più che farà mediante il suo operare con me. Quindi questa relazione di amore continua non fa altro che alimentare costantemente, quindi fa crescere ogni giorno l'amore di noi verso Gesù, anzitutto, ma anche l'amore di Gesù verso Dio, non nel senso che, ma nel senso che la percezione del suo amore e anche gli effetti del suo amore, quindi le grazie che ci arrivano dal suo amore ogni giorno aumentano, perché si diventa sempre più una cosa sola, no? Ecco, sono cose su cui meditare ed esaminarci. In particolare, ecco qui, questo Monsignore, certamente con buona intenzione, no? Perché io, insomma, dalla parte, diciamo, dalla sua stessa parte, comprendo un po' quell'esortazione che però poi il Signore rettifica, che ha rivolto a Luisa, no? Cioè, il senso di quell'esortazione è questo, dice: guarda, non sta troppo a pensare alle visioni e alle rivelazioni, che quelli sono grazie straordinarie del Signore, ma sappi, insomma, che mettile in pratica, opera, insomma, perché il merito deriva dall'operare e dalla pratica delle virtù e non dalle grazie straordinarie. Ciò nonostante, ecco, il Signore ha rettificato questa cosa, e ha rettificato bene, perché attento, qui, cioè, un'esperienza, e questo vale anche per noi, no? Per esempio, per quando viviamo delle autentiche esperienze di grazia ordinaria, come è la preghiera, no? Pensiamo magari a qualcuno che dice: sì, modo tutto il giorno a pregare e queste hanno tante cose da fare, lascia prega un po' di meno e opera un po' di più. Queste frasi un pochino a slogan, no? Come se quando opero faccio qualcosa di utile, di buono, invece quando prego fondamentalmente sto a perdere tempo. Questo è, come dire, neanche troppo larvatamente sottinteso ad una frase del genere, no? E questo non è vero, perché la preghiera non è un perdere tempo, neanche un soddisfacimento di un piacere personale quando si ha il gusto della preghiera, ma nella preghiera si cresce nella grazia, nella preghiera si ottengono anche tante grazie per le altre persone, cioè nella preghiera si opera in maniera ancora più efficace
di quando si opera esternamente. Questo ovviamente senza escludere che si debba operare anche tanto, anche lavorare molto per la gloria di Dio, no? Così Gesù qui sta rettificando, non nel senso di negare che si cresce nelle virtù quando si opera assecondando la grazia, anzi, ma facendo notare che quando l'anima è intrattenuta da lui, non è vero che non cresce in grazia e santità, perché Gesù le parla delle virtù, la corregge e le comunica, dice, la mia bellezza, in modo tale che tutte le altre cose compariranno brutte, e quindi ci sarà un distacco ulteriore dell'anima, e quindi ci sarà maggior perfezione nell'operare. Poi ce n'è un'altra su cui dobbiamo molto ben riflettere. Quando anche non ci fossero, ecco, questi tipi di ammaestramenti che comunque determinano una crescita dell'anima, dice, l'amore stesso, l'amore tra me e l'anima che si intrattiene con me, è fonte di meriti non solo che ci sono, ma tanto grandi, nobili e divini, che gli altri sono come il piombo nei confronti dell'oro. Cioè, vivere un quarto d'ora di amore ai piedi del Santissimo Sacramento con Gesù, oro chiaramente autentico, non illusorio, ecco, o non è soltanto, come dire, un quanto sono stato bene, ma è fonte di meriti grandi, nobili e divini. Perché? Perché amando Gesù io sto esercitando in sommo grado la virtù teologale della carità, che è la più grande di tutti, che ha come oggetto principale non il prossimo, ma Dio. Il primo precetto della carità è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Ed è un atto di virtù amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Anzi, il più grande che si possa compiere. Certo, il secondo e il primo è simile al primo, cioè il secondo grande comandamento, che è un grande comandamento, per carità, ma viene dopo il primo, che è il massimo, non il grande comandamento, è il massimo comandamento. Quindi anche questo dobbiamo ricordarlo, quindi lungi da noi il pensare che intrattenersi con Gesù nelle cose sante, purché sia fatto in maniera sempre equilibrata, ponderata, diciamo sempre ad abbondanza, una persona che c'ha, che fa un lavoro professionale, che ha famiglia e figli, non può passare le giornate intere in ritiro o in chiesa, questo è evidente, no? Ecco, avrà dei tempi, troverà dei tempi qualificati, magari un pochino ristretti, ecco, ma non si pensi che quello è tempo perso, ecco, mai. Poi, da questa indicazione ascetica, sempre di questo Monsignore, che era un sant'uomo, a quanto Gesù dice, no? Quindi questa veste cristallina fa comprendere, come lui stesso dice, che è puro nell'operare, quindi che fondamentalmente agisce per il bene, per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Però, ecco, c'è un però, questo velo nero, ecco, e che cosa fa? Questo è lo spirito umano, è la volontà umana, potremmo parafrasarlo, per mezzo del quale qualche volta agisce con timore, oppure per contentare qualche altro. E qui dobbiamo fare attenzione. Perché noi, anche quando facciamo una cosa, qui si faccia attenzione a una certa sottigliezza del passaggio, però per le creature il fine principale deve essere sempre per l'amore di Dio. Qui supplisce, tanto per fare un esempio che poi ci portiamo nella meditazione personale, una cosa che famosa, che disse Santa Teresa di Calcutta. Dice: ma tu sei una benemerita dell'umanità, preso pure il premio Nobel, tu ti prendi cura delle persone, quanto amore verso il prossimo. Dice: alt, sì, vero, vero, ma ricordate sempre che quello che faccio non lo faccio per filantropia umana, neanche, cioè, capito, che sarebbe già un nobile motivo, la compassione per questi poveretti che stanno in condizioni
semi-inumane, per non dire del tutto inumane. Ma io lo faccio perché Gesù ha detto: ogni volta che avete fatto queste cose, il più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Cioè Santa Teresa, carezzando i lebbrosi, stringendo gli ultimi degli ultimi, come lei li chiamava, sapeva di stringere Gesù crocifisso e credeva di stringere Gesù crocifisso. E lo faceva anzitutto per amore suo e per amore di quello che lui ha detto, cioè che negli ultimi degli ultimi e nei più poveri lui è presente, si identifica. Non è questo qui un dettaglio, dice: ma sì, ma tanto stai a qui squiliare, tanto sempre il povero ha aiutato. Questo agli occhi degli esternamente le azioni sono le stesse, ma Gesù non giudica secondo le apparenze, secondo l'esteriorità, ma il valore della nostra azione è dato dal nostro interno, dal perché e per chi le facciamo. Questo dobbiamo tornarci sempre. Questo per quanto riguarda questo primo aspetto del vero nero. Poi Gesù fa un'esortazione, fa una correzione. C'era una preghiera, insomma, non conosciamo quale sia, che un signore ha chiesto a Luisa di girare al padrone. Prima gli dice che perde tempo quando sta nei confronti del nostro signore, però gli dice: vabbè, comunque quando viene chiedi un po' sta cosa per me, no? Ecco, quindi tanto per farsi un sorriso. E però qui Gesù gli dice: attenzione, guai alle anime irrisolute, si dico, questo è una citazione di un passo della Sacra Scrittura, e a quelli che temporeggiano. Cioè quando Dio ti fa capire che c'è da fare una cosa, quella cosa va fatta non subito, prima de mo, si dice a Roma, prima de mo. Non bisogna mai rimandare né temporeggiare, cincischiare, ciondolarsi quando riguarda una cosa che io capisco mi sta chiedendo il Signore. Quella si fa subito, non si rimanda. È molto più importante di quanto noi pensiamo. Gesù dice: il temporeggiare in un'anima risoluta da tempo e luogo ai nemici di muovere battaglie. Qui non sono soltanto i nemici visibili, qui probabilmente questa è una questione che riguarda i nemici visibili. Sembra capire che c'erano persone che lo stavano contrastando in qualche cosa di buono che stesse facendo, ma questo riguarda tutti i nemici invisibili, che dal nostro crogiolarci, prenderci le cose comode quando c'è di mezzo il regno di Dio, traggono elementi di vantaggio, muovono battaglia, a volte distruggono anche alcune sante ispirazioni, non ce le fanno mettere in pratica, ci fanno perdere occasioni di grazia, ci fanno combinare qualche guaio. Quindi, non dando tempo e mostrandosi risoluto e removibile, si chiudono le porte ai nemici. Noi dobbiamo sempre ricordare che stiamo sempre in guerra, perché il nemico va in giro come un leone ruggente cercandovi di divorare. È vero che più ci si addentra dentro il regno della divina volontà e più il suo margine di azione diventa ristretto, sempre più ristretto. Per lui non sopporta la vicinanza con un'anima che vive realmente in questo mondo. Però prima di pensare che noi viviamo realmente in questo mondo ce ne vuole, e quindi dobbiamo essere consapevoli che abbiamo qualcuno che ci gironzola intorno e fa la spia e guarda da che varco mi introduco. Noi, per quanto stai a noi, i varchi dobbiamo chiuderli tutti, le brecce dobbiamo chiuderle tutte. Questo del cincischiare sulle cose, sulle ispirazioni, sulle cose che comprendiamo essere la volontà di Dio, è un punto che deve essere rettificato in quelle coscienze che scoprissero di avere questo difetto. E infine, rapidissimo criterio di discernimento, che è la prosecuzione esatta di quanto appena detto. Se l'anima si trova pronta quando si comunica la mia grazia ad eseguire ciò che la grazia vuole, è buon segno, perché è un richiamo del principio evangelico: a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Tu sarai, ce l'hai la grazia, il nostro Signore te ne dà un'altra perché tu possa progredire ulteriormente nella santità. E se tu appunto rispondi prontamente, ti attivi e vi corrispondi, è segno che la grazia ce l'avevi pure prima,
Questo è il discorso che sta facendo Gesù. Se invece, cito testualmente, se poi l'anima non si trova pronto, c'è molto da dire, da dubitare. Perché il discorso di Gesù è bellissimo, questa immagine della corrente. Se io vado in camera e accendo la luce, d'accordo? È chiaro che l'anima è la lampadina. Appena io faccio tac, la luce della lampadina si accende subito. Non è che aspetta mezz'ora per accendersi. Hai visto i neon, per esempio? Quando si fulminano i neon, succede che questo è un esempio ancora più calzante per questo qui. No, il neon non si fulmina subito di botto. Perché? Tu vai accende, una volta si accende, una volta non si accende, poi comincia a lampeggiare, ecco, benissimo, no? Oppure non si accende per niente. Allora, che cosa dice Gesù? O si è spezzato qualche filo, o si è consumata, o si è fulminata la lampadina, oppure si sta per fulminare la lampadina. Sono tutte quante situazioni critiche. Quindi, che significa? Che bisogna chiamare l'elettricista e mettere a posto subito tutto, i fili, andare a vedere dove è il guasto e cambiare la lampadina. Cioè, chiediti, se non c'hai queste risposte pronte alla grazia di Dio, appunto, quali sono i terreni, i talloni d'Achille? Quello, il primo e il più ovvio, quello che abbiamo appena visto, che è che tu temporeggi, che non sei sollecito, non sei solerte nelle cose di Dio, o ce ne stava anche forse qualcun altro, d'accordo? E questo qualcun altro bisogna toglierlo, perché altrimenti il nostro Signore appiccia la corrente, cioè ce le fa le grazie, ma la lampadina non le prende e quindi sono grazie sprecate, e quindi dobbiamo rettificare i guasti che ci dovessero essere nella nostra anima, che le impediscono di ricevere il dono della grazia. Bene, Santa Vergine Maria, ti contempliamo anzitutto nella tua vita pacificamente, santamente, gioiosamente iperattiva, perché tu eri, come dire, una continua operatrice di grazia, insomma, ecco, immediatamente pronta ad accogliere e a tradurre istantaneamente, ecco, oserei dire in pratica, tutto ciò che il Signore ti suggeriva, ti faceva comprendere e ti esortava a fare, no? Tu più di ogni altro sai quanto l'amore sia non soltanto bello, ma anche fonte di continuo accrescimento nella grazia e nella santità, quindi l'amore di Gesù, e quindi quanto debba essere curato. E ti abbiamo poi contemplato da Gesù stesso essere presentata come esempio, ecco, di come è la vita nella divina volontà, tutta tesa a confortare, consolare, salutare, abbracciare, amare, baciare il nostro Gesù attraverso tutto ciò che pensiamo, diciamo, facciamo e operiamo. Come sempre ti chiediamo, oltre che l'aiuto a personalizzare, a calare nella nostra vita, nella nostra esistenza, queste considerazioni, con tutto ciò che adesso consegue, anche quindi con gli opportuni propositi di miglioramento, di rettifica, di lavoro su noi stessi, ti chiediamo la grazia, ecco, che tutto questo diventi realtà nella nostra vita e carne della nostra carne. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat, Ave Maria.